Bentrovati a Extra Large, abbiamo chiacchierato prima della sigla e si parlava ovviamente di Paolo Dybala, di questo giocatore fenomenale. Godiamocelo fino alla fine della stagione perché andrà via da Palermo. A questo punto l'unico tassello che manca è il prezzo giusto per venderlo, perché Zamparini si è ripromesso non ci sarà mai più un altro Cavani. Non sarà questo il caso di Paolo Dybala, ne parleremo anche di calcio giovanile e di Serie B, con un Catania che con 4 vittorie consecutive si è tolto dalla zona pericolosa, anche se per la salvezza mancano ancora tanti punti. Lo faremo come sempre con l'inviato speciale per il Corriere dello Sport, Salvatore Geraci. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, ciao. E oggi, a proposito di calcio giovanile, c'è stato un bel weekend lungo a Terrasini, con una bella manifestazione per Pulcini dal 2004 al 2006, organizzata dall'ATF Club. Ne parliamo con il presidente dell'ATF Club, Massimo Tutrone, è venuto a trovarci. Buongiorno. Buongiorno presidente. Buongiorno. Domanda subito a bruciapelo. Intanto apriamo con la Sicily Cup a Terrasini, quasi 9 squadre, 3 giorni, 80 partite, un bel movimento. L'ATF che ha vinto con la categoria 2005, quindi insomma, un trofeo l'avete portato a casa. Sì, ma a prescindere dalla nostra vittoria, è stata una manifestazione veramente eccellente. Abbiamo ricevuto anche la visita del responsabile, di un tecnico della Juventus Academy, che ha visionato tutte le partite. Ci sono state disputate 80 partite, quasi 300 e passa giocatori bambini che hanno disputato incontri di altissimo livello. Insomma, è stata veramente una grande festa, la premiazione è stata bellissima, emozionante, insomma una bella esperienza che questi bambini non dimenticheranno più, perché insomma hanno vissuto 3 giorni nell'albergo. Insomma, è una cosa carina che insomma è il frutto di un'organizzazione lunga e faticosa, che diciamo che a cura del mio socio Roberto Faraone, che è bravissimo, che insieme ai nostri tecnici insomma riesce poi a far venire fuori una manifestazione fluida e molto entusiasmante per questi bambini. Abbiamo visto inquadrato uno dei tecnici, che poi è quello che ha vinto con la sua categoria, Stefano Rattoballi. Insomma, giusto dare l'onore della vittoria a chi la raggiunge, poi anche a tutti gli altri tecnici ovviamente. Assolutamente, Stefano con la sua categoria ha vinto, ma ripeto, la funzionalità, diciamo l'obiettivo di questi tornei non sono certo quello di vincere, ma di confrontarsi con realtà che vengono da tutta la Sicilia. Addirittura c'era una squadra calabrese, e questo poi che i bambini abbiano conquistato il primo posto, diciamo, è una bella soddisfazione per loro. Salvatore. Devo dirti la verità, io ascolto Massimo e vedo in quello che lui dice il suo autentico atteggiamento. Io ho un'esperienza diretta con lui, un'esperienza non perché abbia giocato con lui io, non sarebbe stato semmai il contrario, ma perché uno dei miei bambini è andato a giocare, bambini, adesso hanno 17 anni, è andato a giocare con lui in scuola calcio. I concetti che loro inculcavano a questi ragazzi erano incredibilmente sani. Uno, l'educazione. Due, il divertimento. Alcune volte tornava e mi diceva, ma sai, abbiamo giocato, ma no, alcuni non sanno giocare. Io gli dicevo, bene, fanno bene a farvi giocare, quelli che sanno giocare e quelli che non sanno giocare, perché vi dovete divertire soltanto, come mettere le pietre in mezzo alla strada. Cioè, crescono in un ambiente veramente sano. Infatti lui la prima cosa che ha detto, dice, non è il fatto di vincere. Io lo so, io l'ho capito bene cosa intende Massimo, e devo dirti la verità che è veramente una gioia pensare che c'è tanta gente che ancora lavora con i bambini con grandissima attenzione per la loro cultura e per il loro avvenire. Tra l'altro, presidente, c'è da dire che non tutti diventeranno dei calciatori professionisti, che non tutti sono fenomeni. C'è anche questo aspetto psicologico nella crescita comunque di un giovane calciatore, li possiamo chiamare così perché comunque fanno anche loro tanti sacrifici per gli allenamenti. Bisogna stare attenti a questo aspetto. Assolutamente, assolutamente. Sappiamo tutti, anche se io, a me non piace sottolineare sempre quanto sia difficile fare il calciatore e quanti ne arrivino. Non mi piace perché sembra che uno tenda a voler scoraggiare. Però è chiaro che la funzione di una scuola calcio è quella che deve cercare di indurre questi ragazzi ad essere prima di tutto degli uomini sani, e lo sport è veramente un qualcosa di particolare,
ha una facilità di ingresso di valori che difficilmente si riscontra in altre discipline, come potrebbe essere anche la scienza, perché è proprio ciò che loro vogliono. Lo sport fa vivere delle emozioni quotidiane che, vissute nel tempo, ti formano come uomo. E questo è come il primo obiettivo. Poi è chiaro che poi la ricerca del talento, la gestione del talento è quello che fa parte anche del nostro compito. Quanto talento c'è in Sicilia? Ma qui è un discorso un po' ampio, perché il talento intanto bisogna essere bravi a scoprirlo. La funzione, cioè il talento non ha soltanto una radice calcistica, il talento è in tutto ciò, e devono essere quindi bravi i genitori intanto a scoprire quale talento possa avere il figlio, indirizzarlo. Poi il talento deve essere anche gestito. Un talento, ne parlavamo proprio in una riunione in questo torneo, il talento è talento in tutto, il talento recepisce prima, apprende prima, ha voglia, il talento è ambizioso, il talento è competitivo, il talento, quindi ci sono delle caratteristiche, oltre a quelli, gli aspetti tecnici, che danno l'idea di un ragazzino che a 14-15 anni può essere inquadrato come talento. Non è semplice. Insieme al talento ci devono essere altre mille cose che debbono accompagnarlo e supportarlo nella crescita. Io credo che ce ne siano tanti, magari qualcuno non è ancora emerso. Avremo bisogno, io ricordo qualche anno fa avevamo tre società in Serie A siciliane, Messina, Palermo e Catania. È stato l'anno in cui c'erano meno siciliani nel calcio tra Serie A e Serie B. Questo purtroppo è un neo che noi paghiamo caro, un neo che non mi farà mai rassegnare a questa mentalità. Sono convinto che, per esempio, il direttore Baccin, nel periodo in cui è stato responsabile del settore giovanile e poi direttore sportivo, abbia tracciato una linea fondamentale che spero possa essere proseguita, perché qualcosa deve cambiare. Noi, non è possibile che i nostri giocatori per diventare calciatori debbano emigrare, perché non è giusto, perché limita le potenzialità nostre. E io non credo che ci siano oggi tecnici di gran lunga superiori a quelli che ci sono in Sicilia.